Allora, vabbè, la domanda a che serve? Dopodiché, a che serve lo capiremo. Per adesso è una proprietà strutturale, cioè una proprietà del nostro circuito e è una proprietà del nostro sistema dinamico spazio di stato, per cui, insomma, in qualche modo ancora non vediamo bene l'applicazione ingegneristica. Però nell'esempio iniziale, diciamo, quello che io vi ho detto è stato. Qual è la mia domanda qui? La domanda è: posso assegnare simultaneamente ed arbitrariamente sia la corrente che la tensione? Beh, posso assegnare in qualche modo, lo trasformeremo in posso controllare. Quindi posso controllare lo stato ad assumere il valore che mi pare a me. Ebbene, adesso stiamo scoprendo che questa cosa, forse sì, forse no, nel senso che gli stati raggiungibili, cioè per i quali almeno in teoria esiste un ingresso che mi porta a fargli assumere quel valore, sono l'immagine di questa matrice. E quindi, se questa matrice è a rango pieno, io sulla carta posso assegnare un certo ingresso che mi porta il mio spazio di stato ad assumere qualsiasi valore. Ma se questa matrice non ha rango pieno, significa che non lo posso fare. Che significa? Vabbè, non lo posso fare, ma se io ci provo, che succede? Lo vedremo che succede e nel caso della proprietà duale, cioè dell'osservabilità, succede qualcosa di veramente molto spiacevole. Nel caso della raggiungibilità, vi faccio divertire anche a fare le simulazioni e vediamo che cosa, vedrete che cosa succede. Alcune leggi di controllo, perché poi noi progetteremo un controllore che ci porta più di uno, che ci porta a far assumere lo stato che ci pare a noi, o l'uscita, o tutti e due, vabbè, se tutti e due no, sono legati. Alcuni controllori richiederanno esplicitamente un'operazione sulla matrice raggiungibilità, per cui se la matrice raggiungibilità non è invertibile, ve ne accorgete subito perché avete una divisione per zero. Se non è invertibile, vuol dire che non è piena, significa che il vostro sistema non è raggiungibile. Ok? Quindi se voi avete un approccio di tipo analitico e tentate di controllare un sistema non completamente raggiungibile, ve ne accorgete subito perché fate un'operazione vietata. Altri approcci che ignorano completamente le proprietà di raggiungibilità e di osservabilità, l'osservabilità verrà dopo, e tentano di fare il controllo o l'operazione duale, che è la stima, che però ancora non abbiamo definito, non si pongono proprio il problema della proprietà strutturale e dal punto di vista numerico non hanno problemi e lo vedremo, gli algoritmi girano sempre. Dal punto di vista pratico possono avere e hanno, anzi senza possono, delle conseguenze abbastanza, diciamo, drammatiche e questo ve lo farò toccare con mano. Adesso ci vogliamo porre la domanda, ma se io non riesco a raggiungere uno stato in una certa forma, se utilizzo la trasformazione di similitudine, posso renderlo raggiungibile? Vediamo. La dimostrazione, che di fatto non è una dimostrazione, perché è semplicemente una sostituzione, mi dice che non posso. I due sistemi qui sono semplicemente ricopiati con la notazione che abbiamo usato per i sistemi simili, quindi quello originario è sempre lo stesso, quello simile per la variabile di stato usiamo la z e per le matrici usiamo l'apice, è simile per cui io so che x uguale pz, cioè sono legati tramite una matrice n per n che ha rango pieno per ipotesi, che è la matrice di trasformazione di similitudine. Dimostro, in realtà, come vi ho detto, non è neanche una dimostrazione, sono quei due passaggi sotto, che il legame tra le due matrici di raggiungibilità è questo, cioè R' uguale P a meno 1R. Questo legame cosa mi dice? Beh, mi dice una cosa abbastanza chiara. P a rango pieno per ipotesi. Quindi esiste la sua inversa e la sua inversa a rango pieno. Quindi P a meno 1
non sta alterando il rango di R. Per cui il sottospazio di raggiungibilità di tutti i sistemi simili non cambia di dimensione. Ovviamente cambiano le sue equazioni, nel senso che poiché io sto cambiando lo stato, cambiano le equazioni che descrivono il sottospazio, per cui c'è P a meno 1. Però non cambia le sue dimensioni. La proprietà di raggiungibilità è una proprietà che è indipendente dalla sua modellistica, è una proprietà strutturale, una proprietà fisica, mi viene da dire. Va bene il mio sistema dinamico. Devo cambiare lo stato, quindi. Devo Chiedo scusa? Sì, cambiare proprio lo stato che sto considerando. Cioè, devo eliminare o aggiungere qualcosa. eliminare o aggiungere qualcosa sì, però se voglio rendere raggiungibile qualcosa che non lo è, la domanda diventa di ingegneria, cioè se io ho un sistema dinamico, significa che quelle sono le equazioni, gli ingressi sono i motori, le uscite sono i sensori, ok? Quindi è quello, l'ho scritto. Non è osservabile, non è raggiungibile. Che posso fare? Devo aggiungere dei motori nel posto opportuno, devo mettere colonne AB, va bene? Quindi è un problema ingegneristico quello di rendere raggiungibile un sistema che non è raggiungibile. Non lo posso risolvere cambiando il modello matematico, cambiando le equazioni, ma diventa una mancanza proprio di attuazione. Ora, la dimostrazione non c'è dimostrazione, nel senso che io prendo, scrivo prima R', dalla definizione B', A'B', A' all'N-1B'. E poi per ognuno delle matrici simili sostituisco con la corrispondente matrice originaria, sapendo che B' è uguale a P-1B. A' è P-1AP. Per cui io qui scrivo P-1AP, P-1B, quindi P e P-1 si semplificano e rimane P-1AB. Posso fare questa cosa per tutti quanti gli elementi e rimane a sinistra P-1. Metto in evidenza e ottengo P-1 per la matrice di raggiungibilità. Per cui diciamo che è una semplice sostituzione. Ok, esempietto, questo è un circuito in cui io ho una resistenza e poi ho due rami che sono uguali e con i due componenti elettrici uguali anche tra di loro, cioè le due induttanze hanno lo stesso valore, le due resistenze hanno lo stesso valore. Il mio ingresso è la tensione V con I. Sulla base di ciò che ricordate di elettrotecnica, potete assegnare arbitrariamente I con 1 ed I con 2, quindi senza sapere nulla di teoria dei sistemi, potete assegnare arbitrariamente I con 1 e I con 2. Allora, la sua intuizione le dice che è no, cioè arbitrariamente no, cioè lei mi ha detto direttamente sono uguale ai mezzi, quindi la risposta è non li posso assegnare arbitrari. Va bene, poi quanto sono vediamo, però lei dice di no, da quello che sa di elettrotecnica. E perché lo dice questo? Perché lì c'è un parallelo e quello che c'è sui due rami è uguale, quindi. Perché quello che c'è sui due rami è uguale, per cui esatto, c'è un parallelo, presumibilmente. Ora è chiaro che adesso elettrotecnica e chi se lo ricorda, vediamo la teoria dei sistemi, va bene? Comunque, questo verrà non, viene non raggiungibile, evidentemente. Vediamo un attimo se in qualche modo questo. Allora, io so dalla elettrotecnica che
che a questo punto posso scrivere Kirchhoff, scrivo l'equilibrio qua, poi mi scrivo un equilibrio di tensioni qui e diciamo i condue lo leggo a questo qui per esempio, e dovrebbe essere sufficiente per avere tre equazioni. Poi faccio una sostituzione, adesso diciamo non lo rifacciamo, ma alla fine io riesco a ottenere con questo stato una matrice dinamica che è pari a questo valore qui, con alfa uguale R su L e B che è uguale a 1 su L 1 1, ok? Questo è quello che io ottengo scrivendo semplicemente il mio modello matematico, quindi senza fare niente. E a questo punto, una volta che ho scritto il mio modello matematico, posso calcolare la mia matrice di raggiungibilità. Poiché n è uguale a 2, io mi fermo a n-1, cioè a 1. Quindi ho b e a per b. Poiché p è uguale a 1, la matrice di raggiungibilità sarà quadrata. La prima colonna è sempre uguale a b, per cui la ricopio semplicemente. E poi devo fare a per b. Fidatevi, l'abbiamo, diciamo che il risultato è questo, con 1 su L che ho già messo in evidenza, quindi meno 3 alfa su meno 3 alfa. Qual è il rango di questa matrice? Non c'è bisogno né di scomodare MATLAB né di mettere dei numeretti per fare delle prove, perché avendo due righe uguali o due colonne uguali, il rango è uguale a 1, ok? Non è il rango pieno, è il rango 1. Ok, quindi io so che non è completamente raggiungibile. Ora faccio una cosa che poi sarà chiaro come l'ho fatta, però per adesso dico ok, ma io invece di prendere come stato le due correnti, posso prendere la I, cioè la somma delle due correnti, e poi la differenza delle due correnti? Prendiamola. Mi metto a scrivere le equazioni, ora questo passaggio diciamo lo evitiamo, e che cosa faccio? Beh, una volta che ho scritto le equazioni, io ottengo molto in maniera abbastanza leggibile che, guardate, separo in qualche modo due parti del mio modello matematico. Z punto con 2 è uguale a meno alfa z con 2 e z punto con 1 è uguale a meno 3 alfa z con 1 più 2 su L u di t. Quindi il mio ingresso sta alterando la dinamica di z con 1, ma non altera la dinamica di z con 2, né direttamente né indirettamente attraverso z con 1. Cosa significa? Vediamo la lettura da studente di elettrotecnica. Io con l'ingresso posso alterare, influenzare, controllare la somma delle correnti, che è quello che voi avreste risposto, diciamo, ricordandovi l'elettrotecnica, ma non la differenza. Non solo. Io posso dire anche un'altra cosa, perché ho appena fatto l'analisi modale, per cui, e me la ricordo bene, l'analisi modale, per cui questo oggetto qua io lo posso scrivere come z2 di t uguale e elevato a meno alfa t z2 in 0. Tutto scalare. Questa è la soluzione, ok? Alfa è un numero maggiore di 0 perché è r su l, quindi meno alfa è minore di 0, che è l'autovalore di un sistema, di una matrice di una dimensione. Quindi questo oggetto qua, z2 all'infinito, vale 0. E cosa mi dice questo? Me lo dice l'elettrotecnica. Magari all'inizio io avevo le due correnti che erano diverse da loro, perché magari per qualche motivo strano. Però dopo, a regime, la differenza va a 0, le due correnti tendono a diventare uguali. Ok? E questo me lo diceva l'elettrotecnica, però lo sto vedendo anche qua. Ora, questa scomposizione che io ho fatto mi ha consentito proprio di isolare
la componente raggiungibile da quella non raggiungibile. E io l'ho fatta in maniera un po', diciamo, questo è icon 1, questo è icon 2, chi è la, lo spazio, diciamo, chi è icon 1 più icon 2, uguale qualcosa, è questo. Quindi io in qualche modo, diciamo, sto utilizzando le mie conoscenze di elettrotecnica per visualizzare alcuni aspetti di teoria dei sistemi che in realtà adesso scoprirò come fare. Cioè, il fatto di poter isolare la componente raggiungibile dalla componente non raggiungibile, io devo saperlo fare utilizzando le matrici A e B, non la conoscenza della fisica, perché in alcuni casi è immediato, ma solo questi esempi didattici sono immediati, poi dopo non si capisce niente, quindi non lo posso fare sulla base del mio intuito, voglio un modo sistematico per farlo. Va bene? Cioè, cosa fare? Separare la componente non raggiungibile, che in questo caso è proprio Z2. Ma chi è Z2? Beh, Z2 è questo, è icon 1 meno icon 2, cioè x con 1 meno x con 2. Ok? Io adesso vi ho presentato questo che non ha nessun aspetto concettuale, solamente per farvi visualizzare il fatto che la matrice R non è necessariamente quadrata quando P è maggiore di 1. Quindi questo l'ho preso assolutamente mettendo dei numeretti random e calcolando quindi A per B, e A per B, come vi ho detto, le prime P colonne sono esattamente la matrice B, poi ho, diciamo, B, poi ho A per B e questo, e poi ho A quadro per B, e mi fermo perché n è uguale a 3, quindi mi fermo con A quadro. Le dimensioni della matrice sono 3x6. Vi faccio osservare anche un'altra cosa, però, a questo punto, visto che ci sono dei numeretti. Il rango ovviamente lo chiedo al MATLAB e mi dice che il rango è uguale a 3, in questo caso. Vi faccio osservare un'altra cosa. Allora, se io ho un numero maggiore di 1 nel, diciamo, facciamo in bina, questo è alla 0 per B, questo è A per B e questo è A quadro. Se io arrivo fino alla n-1 con n, diciamo, con n molto maggiore di 1, vuol dire che io nella stessa matrice ho il numero e la sua potenza di grado n-1. Se i numeri sono maggiori di 1, la loro potenza è molto più grande dal punto di vista proprio numerico. Se è minore di 1 è molto più piccola, cioè sta andando a 0. Questo significa che nella stessa matrice coesistono numeri che sono di ampiezza molto diverse fra di loro per costruzione, e questo può portare a dei problemi di natura numerica, anche strumenti di calcolo, diciamo, dedicati come il MATLAB, e lo vedremo domani, lo toccheremo con mano domani. Ok, allora concludiamo ancora con qualche esempio. Tanto poi continuiamo domani su questo, continuiamo venerdì su questo argomento. Allora, questo era proprio l'esempio della introduzione, ok? Io adesso non sono in grado di
dire nulla sulla raggiungibilità. Voi, guardando questo dal punto di vista, diciamo, delle vostre competenze di elettrotecnica, guardando questo circuito, siete in grado di dire qualcosa sulla raggiungibilità di Iconella e Viconci con ingresso la corrente? Vabbè, non mi aspetto, diciamo, risposte a questa domanda, io non sono in grado, e allora che facciamo? Scriviamo le equazioni. Le equazioni, come le ho scritte, se volete possiamo un attimo, giusto così, rivedere di che stiamo parlando. Qua abbiamo fatto un equilibrio, questo è un equilibrio di corrente al nodo qua, perché se vedete abbiamo I con L, e poi questa è la corrente che passa nella capacità, e poi abbiamo fatto un equilibrio di tensioni credo in questo ramo qua, ok? Perché questo è V con C, ci sta la R due volte e la tensione che cade qua. Ok, sì, abbiamo fatto queste due equazioni, ok? Penso. Adesso mi metto, ho definito lo stato, quindi faccio le equazioni e scrivo la matrice dinamica A, che è questa, la matrice degli ingressi B, che è questa, calcolo la matrice di raggiungibilità. Guardate, la maggior parte delle volte lo facciamo in numerico, adesso è simbolico perché è una matrice 2x2, ma altrimenti, diciamo, non saremo in grado di farlo in simbolico. Perché? Perché io adesso, cioè, vuol dire, l'immagine di una matrice in simbolico è un'operazione che non credo che sia in grado di fare il MATLAB. Possiamo provare a chiedere il determinante in simbolico di questa matrice, solo perché è 2x2. Allora io so che se è 2x2, il determinante lo trovo facendo il prodotto della diagonale meno quello dell'antidiagonale, e trovo che questa cosa è uguale a 0 solamente se RC è uguale a L su R. Chi sono RC ed L su R nel circuito? E sempre facendo appello a quello che ricordiamo della elettrotecnica, no, questo non è questo il circuito, è questo. Chi sono RC e L su R in questo circuito? Vi ricordate qualcosa? L'avete studiato? Non sono sicuro. Sono le costanti di tempo. Costanti di tempo. Esatto. Allora, in qualche modo, se volete, questa è una versione, no, simile a quella precedente, ma leggermente, diciamo, interpretata dal punto di vista, diciamo, del dinamico, cioè che questo circuito è raggiungibile se i due rami hanno costanti di tempo diverse, mentre prima i due rami erano proprio identici fra di loro, quindi chiaramente avevano anche costanti di tempo identici. Ed è un risultato che io, diciamo, ottengo chiaramente solamente perché ho fatto l'analisi di raggiungibilità. Ed è interessante perché significa, il sistema si dice che è raggiungibile, quindi significa che in questo caso io ho scelto come stato corrente nell'induttanza e tensione ai capi della capacità, ma io posso scegliere un po' quello che mi pare, perché ho capito che posso fare delle trasformazioni di similitudine, e questa cosa qui comunque non altera le proprietà di raggiungibilità del mio sistema dinamico. E quindi, se hanno costanti di tempo diverse, sono raggiungibili. Il sistema è raggiungibile. Ok, facciamo un altro esempietto. Tanto è veramente un esempio che diciamo,
svolgiamo senza diciamo, senza fare tutti quanti i calcoli. Questo è un esempio che trovate spesso, diciamo, nei problemi di controllo, il pendolo inverso e il carrello, ok? Voi controllate il carrello con la forza orizzontale e, diciamo, sul carrello c'è una massa che è messa sopra a un'asta che è libera di ruotare intorno a una direzione uscente dallo schermo, quindi è un pendolo inverso, quindi con la massa verso l'alto, questa è la gravità. Le vostre variabili di stato sono la posizione del carrello, la velocità del carrello, la posizione del pendolo e la velocità del pendolo, la velocità quindi angolare del pendolo, ok? E poi avete come parametri del modello le masse, le inerzie, la gravità, la lunghezza dell'asta, ok? Prendiamo un libro di fisica e ci scriviamo le equazioni dinamiche, per cui qua abbiamo subito, ogni volta che abbiamo posizione e velocità, abbiamo sempre che la derivata della posizione uguale alla velocità. Okay? Quindi delle quattro equazioni che rappresentano lo stato, due sono sempre queste. Poi abbiamo le equazioni, diciamo, della dinamica, cioè le equazioni di Newton, cioè l'accelerazione lineare e il baricentro, forza uguale massa per accelerazione. Okay? Quindi l'accelerazione lineare è uguale alla forza, vabbè, diviso la massa, quindi massa per accelerazione uguale forza. Ok, quindi è un'altra equazione. Poi l'accelerazione angolare, ci sono un po' di semplificazioni in questo modello. Abbiamo forza uguale massa per accelerazione, però riferito al momento angolare, per cui è coppia uguale inerzia per accelerazione angolare. Per cui l'accelerazione angolare è uguale, l'inerzia, vabbè, la metto qua, e che ho le forze che agiscono. Le forze che agiscono sono una è la gravità e l'altra è data dalla spinta che viene dal carrello. Va bene? Questo sistema è non lineare perché c'è il seno e il coseno. Quindi è non lineare. Non abbiamo studiato la raggiungibilità per sistemi non lineari, la verifichiamo un attimo per intorno di una traiettoria nominale. Quindi, quale può essere una traiettoria nominale per il pendolo o carrello se è fermo col pendolo in verticale? Va bene? Tutto fermo. È nominale, sì, è nominale, come no? Cioè, è nominale, sì, è anche di equilibrio, oltre ad essere una traiettoria nominale. Qual è l'ingresso? Zero, è tutto fermo, non devo fare una forza sul carrello. E il mio stato è tutto zero. Guardate, l'unico che potrebbe essere diverso da zero è la posizione, perché se è fermo può essere fermo anche a 3 metri di distanza dallo zero. Però l'angolo deve essere zero e le due velocità zero. Deve essere fermo. Ok, linearizzo, esce fuori questa matrice dinamica questa matrice degli ingressi. Ok? Ancora una volta, poiché ho molti zeri ed è un sistema piccolo, calcolo la matrice di raggiungibilità in forma simbolica, altrimenti ovviamente questo non lo potrei fare. E la matrice di raggiungibilità da chi è data? Beh, la matrice di raggiungibilità è data da questa espressione qua, che ha rango 4 e questo lo posso calcolare in simbolico. Ragazzi, non voglio, diciamo, non voglio adesso, diciamo, farvi distrarre con concetti di algebra, però si può vedere che questo è a rango pieno, questa matrice, non è difficile da vedere in simbolico. A rango 4 vuol dire che io con semplicemente la forza lineare sul carrello posso raggiungere, però adesso vi ho anticipato che significa posso controllare tutto lo spazio di stato. Ovviamente, poiché è una linearizzazione, lo posso controllare solamente in un intorno della traiettoria nominale. La traiettoria nominale è la traiettoria di equilibrio, cioè sto fermo, vuol dire che se io parto da fermo, pendolo con carrello,
solo agendo sulla forza lineare del carrello io posso controllarlo in un intorno di questa posizione, ossia io posso tenerlo fermo, cioè le piccole perturbazioni me lo fanno spostare, ma applicando un controllo in retroazione io con una sola forza lineare posso controllare, alla fine sono due masse se volete, a dimensione 4 perché sono le due posizioni e le due velocità, con una forza state controllando queste due masse, va bene? Ed è interessante come, ed è interessante come risultato, me lo dice questo dal punto di vista teorico, non è che vado per tentativi, se ci riesco bene, se no no. Questo dovrebbe essere anche una delle esercitazioni che facciamo, questa qua, su un modello, diciamo, del pendolo inverso, numericamente. Ovviamente noi simulerete il modello non lineare applicando il controllo ottenuto linearizzando, quindi ci sarà un errore in più dovuto al fatto che il sistema è non lineare. Ok, divertiamoci un attimo a calcolare gli autovalori della matrice A. Gli autovalori della matrice A, e anche in questo caso li posso calcolare in simbolico perché ci sono molti zeri, sono questi. Ora levo il blu perché non si vede. 0, 0, poi ci sta più o meno una radice. Quello sotto radice è positivo per costruzione perché sono tutte grandezze fisiche maggiori di 0, sono gravità, lunghezza, massa e inerzia, quindi sono tutte quante positive. Quindi la radice più o meno positivo significa che io ho due autovalori nulli, un autovalore positivo e un autovalore negativo. Abbiamo studiato l'analisi modale. Cosa mi dice questo? Questo mi dice che se io perturbo un po' le condizioni di equilibrio rispetto alle quali ho linearizzato, io so che l'evoluzione libera è data dalla combinazione di lineare dei modi associati a questi quattro autovalori. E ora vi faccio una domanda: quali sono i modi? Poi ce ne andiamo quando sapete rispondere a questa domanda. Uno convergente, uno divergente. Sono quattro, mi aspetto quattro modi, perché me ne dà solamente due lei? Due sono, diciamo, costanti. Due sono costanti, sicuro? 0, 0 sono costanti, quello segno meno converge a 0, quello segno più diverge. Allora, gli autovalori sono lambda uguale, facciamo 0, 0 e poi facciamo un lambda segnato meno lambda segnato con lambda segnato maggiore di 0, ok? Allora, mi dà la funzione analitica, chi è che mi sta rispondendo? Che parla Vitale? Sì, sì, era lei. Sì, mi dà la funzione analitica, me l'ha detta un attimo? È elevato a lambda per t. Ok, quindi io ho un elevato a lambda segnato per t, elevato a meno lambda segnato per t, e poi? Elevato a 0, elevato a 0. Ok, qual è che diverge? Elevato a più lambda t. Ok, quindi questo qua diverge. Siete d'accordo tutti quanti? Sono questi i modi del nostro sistema? Ok, quale molteplicità? Sì, sì, quale delle due molteplicità che abbiamo studiato? Allora, io in questo momento vi ho dato delle informazioni che vi consentono di dire che la molteplicità algebrica è 2, per cui questo non ci permette di dire se oltre a elevato a 0 t, che ovviamente è uguale a 1, se ci sia o meno anche t per e elevato a 0 t, che sarebbe t. Io questo non lo so, perché non vi ho dato informazioni sulla molteplicità geometrica. Però, perché non ve lo date? Perché in questo momento non mi interessa, perché io so che diverge il mio sistema, perché c'è un autovalore positivo, per cui, diciamo, in questo momento è così, ve l'ho chiesto solamente per
per vedere, diciamo, se ci ricordavamo questo concetto. Ok, e su questo noi progetteremo un controllore, sapendo che lo posso fare. Non perdiamo tempo su questo, perché non ho scritto neanche le equazioni, diciamo, del pendolo inverso con il doppio pendolo inverso, perché non è raggiungibile. Allora la domanda, ma se questo non è raggiungibile, io cosa posso fare? La risposta a questo punto è ingegneristica. Dovrei aggiungere un motore. Per esempio, se questo lo faccio diventare un robot, io potrei pensare di mettere un motore o qui o qui. E diventa... Perché dico robot? Perché alla fine questo sa, se ci metto motore aggiunti diventa proprio una cosa. Con un, magari con uno che non è controllato, vabbè, insomma, alla fine dovrei cambiare il mio sistema dinamico. Ok? Però la fisica mi dice che con solamente questa forza nel carrello io questo non lo posso raggiungere. Ovviamente vengono autovalori positivi, questo cade, non c'è una piccola perturbazione. Questo è quello che succede in questo caso specifico, ovviamente. Ok? Ok, domande? Allora, se non ci sono domande, noi ci vediamo venerdì alle 11 in remoto, giusto? Ok. Arrivederci. Arrivederci.